anche senza usare le parole a volte, anche senza usare la musica. E questo avviene naturalmente se però la musica ha o nel suono del clarino, o nel suono della voce, o nella follia, o nella malattia di quelli che ascoltano, o comunque in quel desiderio che è la base di tutte le forme di comunicazione. Oh, tap.